Ennesimo imponente incendio, questa volta ad essere colpita la zona di Prai. L'incendio è scoppiato proprio sulla provinciale tra Curino e Prai, a dettagliarci il sindaco, tra l'altro insomma vigile del fuoco in pensione da pochissimo tempo. Che cos'è accaduto? Una mano dolosa sicuramente ha innescato un incendio in un momento molto critico per le condizioni di vento, su una situazione purtroppo un po' di degrado del fogliame e del bosco, e immediatamente è partito questo incendio che ha interessato, diciamo, un versante piuttosto ripido e che si stava espandendo rapidamente nelle due direzioni, sia verso la pianura che verso la parte alta della valle. Allora, sono stati diversi gli ettari purtroppo andati in fumo? Ne stimiamo, no, per fortuna no, perché ne stimiamo fra i due e i tre, e abbiamo avuto anche molta fortuna per il fatto che comunque sono arrivati rapidamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Triviero Ponzone, i nostri EB della Valsessera, e con un'azione molto energica sono riusciti a circoscrivere l'incendio, ma la fortuna è stata anche che improvvisamente ha mollato il vento e quindi, calando il vento, siamo riusciti a circoscriverlo. Temevamo ormai il peggio, perché comunque con l'arrivo del buio era impossibile muovere elicotteri, e quindi siamo stati anche fortunati nell'insieme. Allora, quindi sono intervenuti i Vigili del Fuoco, naturalmente i volontari dell'AIB, forse con tre mezzi, e stanno già indagando i carabinieri della forestale. Lei dice doloso, ma c'è già qualche sentore? Allora, sicuramente è un incendio doloso, perché per la natura stessa del posto non c'erano assolutamente possibilità di innesco, nemmeno fortuite. E quindi sicuramente l'incendio è un incendio doloso, è stato innescato su due punti separati. La presenza di veicoli in movimento lascia supporre comunque che sia qualcuno che sia passato, innescato e via, e anche la fascia oraria in cui è stato innescato l'incendio è quella fascia molto critica che, ripeto, non consente di attivare il servizio aereo e quindi l'attivazione degli elicotteri. Quindi io credo che sia stato un fatto veramente premeditato, voluto e doloso. Allora, è davvero un gesto vile che, tra l'altro, insomma, può provocare delle ripercussioni anche gravi proprio in quella zona di bosco. Lei, insomma, sulla base della sua esperienza, quali sono i danni? Ma i danni non sono per fortuna rilevantissimi, perché comunque il bosco ceduo è un bosco che tende a riprendere. Qual è il vero problema di tutti i nostri boschi? Io vi parlo anche non solo da sindaco di Prai, ma anche da vicepresidente di UNCEM Piemonte, noi lo segnaliamo come UNCEM da sempre, la necessità di mantenere e coltivare i nostri boschi. I nostri boschi sono boschi coltivati da sempre, purtroppo negli ultimi 20-30 anni, anche 40, sono stati abbandonati, e oggi l'accumulo di materiale purtroppo combustibile è tale che nel momento in cui passa un incendio, l'incendio è disastroso e con conseguenze veramente pesanti. E nel nostro caso, per fortuna, diciamo, è rimasto contenuto nelle metrature, e anche la massa legnosa presente non credo sia importante per determinare una perdita del bosco. Ecco, sicuramente un danno, ma non la perdita del bosco.